Pomeridiana a porte chiuse per il Catania, che prepara la gara di domenica al Massimino alle ore 15 contro il Bologna di Alberto Malesani. Un lavoro finalizzato al pieno recupero di chi ha giocato mercoledì sera con il Cesena, possesso palla e partitella invece per tutti gli altri. Quella con il Bologna sarà per i rossoazzurri la terza partita in 8 giorni, probabile quindi che Marco Giampaolo cambi qualcosa rispetto all'11 che ha battuto il Cesena. Ricchiuti potrebbe tornare titolare, magari nella stessa posizione in cui ha giocato contro il Milan, sulla mediana accanto a Marco Biagianti. Se fosse così potremmo vedere ancora una volta Gomez sulla destra, Mascara a sinistra e Carboni davanti la difesa in quell'ipotetico 4-1-4-1 che al momento ha portato 4 punti, frutto di un pareggio e una vittoria. Un modulo ipotetico, dicevamo, perché molto spesso durante la partita i rossoazzurri cambiano in corsa. In fase offensiva, per esempio, contro il Cesena abbiamo visto un 4-3-3. Gli ultimi dubbi sulla formazione comunque Giampaolo li scioglierà dopo la rifinitura di sabato pomeriggio. Continua intanto la prevendita dei tagliandi per la partita con il Bologna. 1.500 biglietti staccati finora per la gara che sarà arbitrata dal signor Gabriele Gava di Conegliano Veneto. Buone notizie infine per Christian Jama. L'esterno rosso-azzurro infatti è stato convocato dal tecnico della Primavera Sasà Amura per la gara di domani in campionato contro il Frosinone. Non c'è due senza tre, un proverbio che piace tanto al Palermo e a cui pensa anche il Catania a caccia della terza vittoria casalinga in campionato. I rossazzurri dopo Parma e Cesena domenica al Massimino cercheranno altri 3 punti che potrebbero definitivamente dare lo slancio verso paesaggi ancora più belli. Prosegue a Massa Annunziata la preparazione della squadra di Giampaolo. Il tecnico Eteneo sorride non soltanto per l'ottimo momento dei suoi, ma anche perché l'infermeria per adesso è sempre vuota. Gli acciacchi infatti di Capuano e Carboni non preoccupano ed entrambi saranno quindi a disposizione per il match contro i Felsinei. Intanto Andugar è stato convocato dal CT dell'Argentina Batista per il match che la squadra albiceleste giocherà l'8 ottobre a Tokyo contro il Giappone. Chance anche per Morimoto, che attende una chiamata da con i vertici regionali e provinciali, poi una riunione tecnica con gli iscritti. È trascorsa così la serata di oggi per Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ospite della sezione catanese dell'AIA guidata da Pietro Giallanza, accompagnato dal presidente regionale Rosario Danna e dagli ex guardalini internazionali Salvatore Marano e Giuseppe Ragiti. Un'altra tappa verso il processo di apertura all'esterno avviato dal presidente Nicchi. Questa è una politica che stiamo portando avanti ed incrementeremo. La gente vuol sapere, noi siamo disposti a fargli sapere chi siamo, a fargli conoscere come lavoriamo, la gran mole di lavoro che si porta avanti in modo particolare nelle periferie. Questo è uno degli obiettivi principali. La visita ufficiale di Nicchi a Catania è giunta all'indomani delle proteste di Rosella Sensi, presidente della Roma, rispetto alla direzione di Russo nella partita disputata dai giallorossi capitolini a Brescia e vinta dai padroni di casa. Quello che è accaduto lo sapete, la cosa non ci turba più di tanto perché siamo già al lavoro per continuare a far bene quello che stiamo facendo bene e per migliorare quello che si può migliorare. Gli arbitri sono sia di destra che di sinistra, questo è il concetto espresso da Nicchi dopo le esternazioni del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, legate alla sconfitta del Milan con il Cesena. E su questa osservazione il massimo rappresentante delle giacchette nere italiane non ha arretrato nemmeno di un millimetro, anche se sull'argomento ha inteso glissare. Parlo di cose di oggi perché non parlo mai delle cose di ieri, parlo delle cose di oggi e di quelle di domani.